Buon pomeriggio a punto5.it, Carmine Tarantino, l'allenatore dimissionario del Napoli Calcio 5. Ciao Carmine. Ciao Fabio, buon pomeriggio. Allora Carmine, parliamo di quanto è accaduto, una notizia che ha sorpreso un po' tutti, si è parlato di un fulmine a ciel sereno, c'è stata la presa di posizione del presidente Veneruso, poi a dire il vero le dichiarazioni del DS Foderini hanno forse sgombrato un po' il campo dagli equivoci, no? Perché si è assunto la responsabilità come club personalmente. Ecco Carmine, volevamo ovviamente la tua versione dei fatti. Sì, diciamo che il DS Foderini ha detto un po' tutto, quindi resta ben poco da aggiungere a me. Diciamo che al di là di tutte le cose che si possano pensare un po' negli ambienti, la scelta è stata una scelta ponderata, che probabilmente avevo già dentro da un po', probabilmente una serie di stress accumulati per una gestione abbastanza stressante come quella della Serie A, oltre che della squadra, anche di tutto il contorno, ha creato probabilmente in me un po' di malcontento, di situazioni un po' difficili da buttare giù. Quindi in alcuni momenti non c'è stata sintonia al 100% con la società, e forse questo miscuglio ha creato un po' le basi per la decisione che poi ho preso. Ecco Carmine, una decisione difficile rispetto a un campionato che ti ha visto protagonista per la prima volta in Serie A dopo il tuo percorso in Serie A2, società che ha dichiarato che forse è mancato qualcosa all'interno dello spogliatoio, e probabilmente proprio ci è mancato quella dirigente che facesse da collante tra lo spogliatoio e il club, appunto. Ma non si era rotto niente proprio all'interno dello spogliatoio tra di voi? Guarda, ti dico di no, nel senso che ieri attestati di stima, dopo aver comunicato la decisione della squadra, le chiacchierate fatte con i singoli giocatori sono state delle chiacchierate sincere, senza barriere. In queste chiacchierate ho messo da entrambe le parti, da parte mia e da parte dei giocatori, la massima stima per quanto fatto, per l'impegno profuso, per la dedizione al lavoro messa da entrambe le parti. Quindi il rapporto che io ho instaurato con tutti i giocatori, da Campano all'ultimo dei ragazzi dell'Under 21 che si allenano con la prima squadra, a quelli che spesso si aggregano in più, che si allenano solitamente con il gruppo Under 21, è sempre stato un rapporto sereno, sincero, schietto. Quando c'è stato qualche problema con qualche giocatore, ne abbiamo parlato a quattro occhi senza mai mandare a dire le cose, quindi non penso sia quello. Probabilmente diciamo che a volte determinate figure servono per limare delle piccole cose nella gestione di uno spogliatoio, ma in uno spogliatoio è normale che ci possano essere momenti in cui qualcuno è più arrabbiato, qualcuno è più contento, ma questo è normale. Però ti posso assicurare, tutti quelli che pensano qualcosa di diverso, che all'interno dello spogliatoio non c'è stato nessun tipo di problema tra me e la squadra. Però Carmine, ti abbiamo sentito ovviamente in uno sfogo finale, probabilmente già avevi maturato questa decisione, al termine della partita con il Rieti, dire sono stanco di queste guerre, ovviamente guerre, ti riferivi a quel clima di tensione di cui ha parlato anche il DS Foderini, no? All'interno della squadra, e c'è stata forse la famosa goccia che ha fatto traboccare il vaso? Probabilmente sì, diciamo che io era da un po' che mi facevo determinati discorsi un po' nella mia testa. Io sono sempre partito, l'ho sempre detto anche alla squadra, per me è giusto avere un atteggiamento agonistico importante per vincere certe gare, soprattutto quando sei una squadra che deve salvarsi, però sono sempre dell'idea che per vincere le gare e per fare punti bisogna giocare a calcio a 5, bisogna provare a fare gioco, e nel fare gioco farlo con intensità e cattiveria agonistica giusta. Forse diciamo che verso la fine, o meglio le ultime partite, anche il mio stato emozionale
penale non era più tale da poter accettare determinate cose, che forse in altri momenti avrei accettato, ti dico la verità, quindi probabilmente anche quello, non saprei dirti, però mi hanno dato fastidio cose che probabilmente qualche mese prima avrei accettato, per questo ti dico, la mia soglia della sopportazione forse era un po' superata e quindi non mi andava più bene nulla. Non senti di aver preso una decisione affrettata? La società ha cercato in tutti i modi di ricucire lo strappo, di farti tornare sui tuoi passi? Sì, sì, la società della persona del presidente Veneruso, del presidente Cardillo, di Pietro Foderini, di Claudio De Michele, tutti hanno provato a farmi cambiare idea, però diciamo che io non mi sarei mai aspettato, o comunque anche le persone che mi conoscono bene, i miei familiari, i miei migliori amici, che io potessi prendere una decisione del genere e staccarmi dal parquet, perché sanno che la mia passione è più grande, però per arrivare a questo tipo di decisione vuol dire che l'ho valutata, l'ho ponderata bene e sono davvero convinto di aver fatto la scelta giusta per me, perché non penso che stavo più dando il 100% di quello che posso fare, che forse mentalmente non ero più concentrato al massimo per fare il mio lavoro al meglio, e per il bene della società, perché probabilmente avrei potuto creare anche qualche problema, creare qualche problema alla squadra, non allenandomi al 100%, quindi penso sia giusto per me e per il Napoli che ci sia stata questa separazione. Sei stato anche molto onesto a riconoscere privatamente che io non sono uno che va a rubare lo stipendio, no? Sì, non mi piace, sarebbe stato comodo stare in panchina per altre 8 partite, nel caso fare altre sconfitte, stare lì, prendersi i soldi, dire sono stato un anno in Serie A, non mi sembra giusto. A me, come ai presidenti, come a tutti i giocatori della squadra, penso tutti gli agonisti, nessuno piaccia fare brutte figure, e tanto meno a me. Ma le partite si possono perdere, questo non è un problema, ma bisogna essere concentrati al 100%, come ho sempre detto ai giocatori. Nel momento in cui io mentalmente non ero più al 100% e sapevo di non poter dare il mio 100% alla squadra, penso sia più giusto farsi da parte che stare lì a elemosinare lo stipendio. Carmine, hai ricevuto attestati di stima importanti, non solo ovviamente dal gruppo di giocatori, molti sono affezionati ovviamente a te, ma anche abbiamo letto su Facebook l'intervento di Capurso, allenatore del CAOS Bologna, ti ha augurato di tornare ben presto al mondo del football. Ecco, quello che ti chiedo rispetto alla decisione affrettata, tu sei un ragazzo giovane, hai compiuto 31 anni a dicembre, allenatore giovanissimo, la tua prima esperienza in Serie A, un palcoscenico importante, però sappiamo benissimo che in questo mondo, soprattutto tu nella circostanza, svolgi un'attività professionale in Campania. Ecco, questo, considerando quello che è successo negli ultimi anni anche nel mondo del futsal in Campania, dove le porte aperte sono davvero pochissime, è difficile ovviamente che tu possa avere una possibilità, detto francamente, in una squadra importante in Serie A almeno. Ecco, questo non ti può precludere la possibilità davvero di allenare, considerando che magari tu possa avere difficoltà ad accettare una proposta fuori regione? Guarda, ti dico, io 2 anni fa mi trovavo a giocare la finale nazionale a Lievi e non avrei mai pensato dopo 2 anni di ritrovarmi in Serie A, non avrei mai pensato di ritrovarmi ad avere una fidanzata straniera, spagnola, non avrei pensato un sacco di cose. Tutto questo è successo in poco tempo e così come sono successe queste cose ne possono succedere delle altre. Io so solo che devo lavorare per fare il mio meglio, non ho problemi, ti dico la verità, e non avrei problemi qualora arrivasse ad accettare anche un'offerta, se questa fosse importante per me, fuori regione, perché nella mia testa valuto anche la possibilità di potermi andare fuori dalla nazione, quindi dall'Italia, per raggiungere la mia fidanzata, quindi non è quello che mi preoccupa, che mi fa paura. Io sto facendo un percorso che spero mi porti a crescere ancora di più. In questo periodo mi riposerò un po', ma poi mi rimetterò sotto a studiare per migliorare delle cose che forse ho capito devo migliorare con questa nuova esperienza, e sono pronto a tutto, sono pronto a qualunque tipo di esperienza senza nessun tipo di problemi. Io devo entrare nel triato, purtroppo, perché ci dai una notizia. Devo dire che la tua fidanzata è spagnola, conosci molto bene
ovviamente la lingua spagnola, quindi ci stai dicendo tra le righe che ci potrebbe essere addirittura la possibilità che tu possa andare a allenare in Spagna, no Cami? No, per esserci la possibilità di allenare in Spagna, la prima cosa servirebbe una squadra che facesse l'offerta alla Spagna, senza parte... Vabbè, se ti sei dimesso il giorno in cui si è dimesso il Papa, tutto può accadere. Assolutamente sì, può accadere di tutto. Può accadere di tutto, è normale che io faccia una serie di valutazioni, perché è normale oggi in un momento storico come quello attuale avere il lavoro è un qualcosa di importante. Però è anche vero che poi nella vita a volte se vuoi inseguire dei sogni devi lottare, devi essere pronto a tutto. Io sono pronto sicuramente a migliorare. Poi se questo migliorare mi porterà ad avere anche qualche offerta fuori regione o fuori dai confini nazionali, sarò ben pronto per accettare la proposta che mi sarà offerta. Carmine, abbiamo detto della solidarietà di tecnici di Serie A, di amici, insomma, grandi attestati di stima, questo fa piacere. Fa piacere, sì, fa piacere perché probabilmente quando sono gli stessi addetti ai lavori a farti un in bocca al lupo, a farti un augurio e a provare a darti una mano in un momento in cui sei probabilmente un po' giù, è sicuramente una cosa che ti dà forza per ricominciare e dire voglio al più presto entrare in quel mondo, perché sicuramente il mondo che ho vissuto quest'anno della Serie A è un mondo assolutamente spettacolare per chi come me ha la passione per questo sport. I ragazzi però sentiranno un vuoto, no? Abbiamo letto su Facebook che è un po' il nostro giornale quotidiano, Mattia D'Avalo ha detto non sarà più la stessa cosa, un gruppo che tu hai costruito da tanti anni, dall'esperienza pianura fino a farli arrivare in Serie A, fino ai grandi successi del settore giovanile, che cosa ti senti di dire a loro? Beh, io gli ripeto quello che gli ho scritto anche in privato. Loro hanno fatto un percorso che li ha portati a vincere tanto a livello giovanile, che li ha portati dopo un po' di anni ad arrivare ad allenarsi in una squadra di Serie A, alcuni già ad avere esperienza in Serie A, qualcuno addirittura di nazionale. Stanno facendo il loro percorso così come sto facendo il mio. Il mio rapporto con loro è un po' un rapporto particolare, non è solo un rapporto tra allenatore e giocatori, è un rapporto che va al di là, per me sono tutti un po' dei fratelli minori, che comunque... seguirò sempre e comunque. Ti dico la verità, spero di avere la possibilità di poter lavorare ancora con loro, perché io penso che siano il futuro in campagna di questo sport ad un certo livello. Sono sicuramente tra i ragazzi italiani migliori che ci sono nella nazione, e questo ovviamente mi prendo la responsabilità di quello che dico, ma ne sono convinto al 100%. E devono soltanto continuare a lavorare, sapendo che Carmine Tarantino è un allenatore che ci può essere, può non esserci, ma le qualità che hanno dimostrato di avere con i fatti le hanno loro, ne sono in possesso e devono soltanto metterle in pratica. Vabbè, l'aereo preso loro per la Thailandia l'ha preso, in Spagna può venire, no? Certo. Sì, assolutamente, ma in Spagna possono venire tutti, ma possono venire dappertutto, così come è stato scritto quando era dappertutto. Io ti dico la verità, sarei molto contento se il Napoli si salvasse e se questi ragazzi potessero essere il futuro di questa società, perché fare una squadra basata su ragazzi napoletani, ragazzi bravi, ragazzi secondo me rispettosi, che sanno rispettare il proprio ruolo e che sono ragazzi che si impegnano tanto, sarebbe un segnale importante anche per quello che è un po' il discorso che la federazione porta avanti di italianizzazione. Cami, ti voglio lasciare chiudere ovviamente con... credo sicuramente tu ne hai parlato molto bene, hai avuto un grande rapporto con quello che è stato il tuo vice fino adesso, il preparatore atletico di Napoli, che ti sostituirà in panchina, traghetterà almeno fino al termine del campionato in Napoli, così come ha detto la società, che è Claudio De Michele. Sì, io intanto ne approfitto per ringraziare la società, delle persone di Ciro Venerusso, Pietro Fogliarini e dell'avvocato Cardillo, perché comunque a prescindere da tutto, se io mi ritrovo oggi ad essere... considerato tra virgolette un allenatore di Serie A è perché loro l'anno scorso hanno avuto il coraggio di mettermi in sella alla squadra in Serie A2 e di confermarmi quest'anno in A1, quindi a prescindere da quella che è stata la mia decisione di questo momento, io devo tanto a loro perché mi hanno fatto vivere un'esperienza straordinaria e comunque hanno messo alla ribalta anche il mio lavoro e mi hanno fatto fare un'esperienza importante.
Poi sicuramente ringrazio Gennaro Varriale, Massimo Spagnamiglio, Salvio Di Michele per il lavoro svolto diciamo quest'anno con me, e poi c'è Claudio con cui ho instaurato un rapporto importante, ho veramente una grandissima stima di lui e spero davvero che possa fare bene in questa esperienza, possa portare il Napoli alla salvezza, perché so anche quanto lui tenga ai giovani che ci sono in squadra, quanto tenga a questa squadra e quanto tenga al fatto che questa squadra possa salvarsi e possa ricominciare con questi giovani napoletani che ormai sono pronti probabilmente per fare il salto di qualità. Va bene Carmine, io spero ovviamente, come credo tanti appassionati di football che ti hanno apprezzato le tue qualità, la tua grande umiltà e professionalità, che questo sia un arrivederci. Ovviamente non so se in Campania, perché guardiamo in faccia la realtà e in questo momento davvero è difficile trovare una panchina perlomeno importante in un campionato dove noi ci auguriamo che tu possa ancora essere protagonista, ossia la Serie A. Però se non dovesse essere così, davvero ti auguro che possa continuare la tua passione, la tua professione di allenatore di calcio 5 anche in un'altra realtà importante. Sono sicuro che sentiremo parlare di Carmine Tarantino, perché hai tanto, ovviamente, tanta strada davanti a te, visto che sei stato 31 anni in questo sport, e sarai sicuramente uno degli allenatori adesso emergenti, tra un po' uno dei migliori allenatori del panorama nazionale e credo, lasciamelo dire, anche internazionale, che ti daranno la possibilità per poter misurare le tue capacità anche altrove. Grazie Carmine. Grazie a te.